Vorrei invitare Amanzio Solari, quindi ci spostiamo dalla Pedemontana con la meridiana di Ara di Tricesimo a questo paese in Val Pesarina che si chiama Pesaris. Ma prima che inizi l'intervento Amanzio, io vorrei che il sindaco Omar Tagaro venisse a portare il suo saluto dell'amministrazione qui ad Arezzo. Due parole per te. Veloce, veloce. Sì, grazie, buongiorno a tutti e grazie soprattutto dell'invito. Qualche giorno fa ne avevamo già parlato nell'altra giornata, c'era stata presentata la manifestazione di oggi, qualche giorno fa ci è arrivato con vivo apprezzamento l'invito da parte dell'amministrazione comunale di AIE per partecipare e sicuramente non potevamo essere assenti. Vi ringrazio perché per noi è importante avviare questo progetto che abbiamo di lavorare assieme, cioè unire le forze e offrire dal punto di vista di promozione turistica un progetto che sia condiviso e che sia solidale sul tema della misurazione del tempo, anche perché ormai il settore è talmente di nicchia che andare ognuno con le proprie forze e per la propria strada credo che sarebbe poco produttivo per entrambe le situazioni. Adesso Amanzio Solari vi illustrerà un po' la realtà della Val Pesarina, di Pesaris in particolar modo, quindi capirete che le cose sono un po' dissimili, ma sicuramente molto interessante come la vostra. Grazie di nuovo e complimenti per l'organizzazione e per la magnifica giornata. Grazie. Buongiorno. La Val Pesarina è dall'altra parte della regione, a nord, se qualcuno non la conosce, e il comune è Prato Carmico, i paesi sono 10 e mantiene le caratteristiche della Carnia, ha mantenuto abbastanza le caratteristiche dell'ambiente carnico come architettura. Pesaris è l'ultimo paese è quello che ha mantenuto più degli altri l'architettura fatta dei tetti spioventi a 45 gradi, delle tegole carniche, questo per permettere di scivolare la neve. Ecco una foto di Pesaris con le Dolomiti Pesarine, e praticamente l'ambiente è quello del Cadore, del Comelio. A Pesaris hanno fatto orologi dal 1600 in poi. Ancora oggi si fanno orologi, la parte più importante poi si è trasferita a Udine e c'è ancora viva la Solari, sia a Pesaris sia a Udine. E in una situazione, in un progetto di restauro del paese, della viabilità del paese, ci è stato chiesto cosa mettiamo come arredo urbano e tutti d'accordo abbiamo deciso di mettere degli orologi che segnassero la storia del tempo. Quindi è un grande museo all'aperto che va ad aumentare il discorso del museo che sta nascendo e che quindi racconta un po' il tempo. Noi in Val Pesarina abbiamo questa tradizione, abbiamo anche le capacità per fare ancora orologi meccanici e questa capacità sta un po' morendo, se non la teniamo viva, perché l'orologeria è stata sostituita dall'elettronica. Quindi le nuove generazioni non conoscono più la meccanica, conoscono l'elettronica. La meccanica è una cosa molto più viva, più bella e che crediamo che vada mantenuta. Qui è nel primo paese a Sostasia, a Croce, abbiamo realizzato il primo orologio che avverte i visitatori che entrano nella valle del tempo. E in questo orologio vedete che oltre all'ora è segnata l'eclittica, cioè il sistema di indicare nell'orologeria vecchia
il sistema di indicare il percorso del sole, più alto d'inverno, più basso, cioè più alto d'estate, più basso d'inverno, e quindi questa eclittica eccentrica verso l'altro indica l'altezza del sole. Ecco, dicevamo, nel 1600 si comincia a pesare secondo l'orologio, secondo uno degli orologi da camera, da sala. Era generalmente installato in camera perché era più importante sapere di notte l'ora che di giorno, e quindi era un orologio che batteva le ore e aveva anche una fune, la vedete lì in basso, una fune che permetteva, tirandola e senza accendere la candela, permetteva di far battere all'orologio l'ora più vicina. Era costruito sia dalla famiglia dei Solari che dalla famiglia dei Cappellari, quindi era costruito nelle case, ed era uno dei primi orologi a pendolo. Cioè il pendolo sappiamo che è nato nella seconda metà del 1600, nasce in Olanda, viene costruito in tutta Europa perché si capisce l'importanza che ha il pendolo nell'orologeria come precisione. Prima del pendolo, quindi a pesare, si parte col pendolo, parte nel 1600, però l'ora chiaramente è ancora l'età della pietra, cioè appena l'Homo sapiens ha cominciato a ragionare, ha cominciato a chiedersi che ora facciamo. Quindi la prima cosa che ha visto il giorno e la notte, ha visto che ogni giorno veniva la notte e poi tornava il giorno. E quindi ha cominciato a segnare il tempo in questa forma, a capire che si poteva contare i giorni e le notti. I primi poi a dividere il giorno e la notte in ore sono stati gli egiziani, e hanno costruito le meridiane. Questa meridiana è a Besaris dal 1770, è stata restaurata in questo periodo, in quei 5 anni fa, nel discorso degli orologi del paese, abbiamo coinvolto Aurelio, e questa meridiana ha la particolarità di avere una doppia divisione, cioè l'ora solare e l'ora italica. L'ora italica è sfasata rispetto all'ora solare, no, che abbiamo in corso adesso, è sfasata di 6 ore, questa qui è sfasata di 6 ore e mezza. E quindi è chiamata ora solare da campanile, ora italica da campanile, che in regione, dicevo meglio, ce ne sono ancora due, altre due, l'ora italica da campanile. Quindi quest'ora italica, secondo me, era quella in corso fino agli anni 1700, e l'ora l'ora solare che era usata d'Oltralpe, cioè quindi era chiamata anche d'Oltralpe, era usata in Austria, secondo me l'hanno messa nel periodo che siamo stati sotto l'Austria, cioè dal trattato di Campo Formico a fine del 1700 fino alla terza guerra di indipendenza al 1850 qualcosa. Ecco, questa invece è ancora una meridiana uguale a quella che c'è nella piazza del meridiano qua fuori, e quindi è recente, non è del 1770 come l'altra, è una meridiana anagrammatica uguale a quella che c'è qua fuori. Ecco, dicevamo che il giorno e la notte è stato quello che ha fatto ha segnato il primo trascorrere del tempo. Qua è la Terra, che è quella sopra, che gira ogni giorno su se stessa e segna su quel disco esterno, segna l'ora. Un altro segnale del tempo, del trascorrere del tempo, è stata la Luna. La Luna, la vedete qua in basso, la Luna ha un ciclo di 29 giorni e mezzo, e la Luna ancora 30.000 anni prima di Cristo era un misuratore del tempo. Poi si sono accorti che il ciclo della Luna non è
è diverso dal ciclo di rotazione della Terra attorno al Sole, quindi questo ha un po' abbandonato il contare delle lunazioni. Però la Luna col suo ciclo era già un misuratore del tempo, l'abbiamo qui riportata. Quindi ogni giorno si muove un pelino, cresce e poi comincia a calare dall'altra parte. Ecco, qua c'è anche una cosa particolare, che è quella striscia gialla in mezzo, che è le ore di sole in questa piazza. Noi vediamo che il massimo è 13 ore, le ore di sole in questa piazza, il 21 di giugno, che è il giorno del solstizio d'estate, no? Mentre dalla parte opposta, il 23 di dicembre, solstizio d'inverno, vediamo che il sole proprio non c'è. Non c'è perché rasenta la montagna e quindi quella piazza proprio non arriva, passa un po' dietro la montagna. E mentre nel giorno dell'equinozio di primavera e di autunno abbiamo pari le ore qui di giorno e di notte, che è uguale di giorno. Ecco, le stelle sono state un altro sistema di misura del tempo, perché il cielo è un grande orologio, che gira attorno alla Terra. In realtà non è il cielo che gira attorno alla Terra, è la Terra che gira, e ci sembra che siano le stelle che girano. Quindi abbiamo riportato qua sotto un planisfero dove le stelle girano ogni giorno e quindi in ogni ora si vede le stelle che sono in corrispondenza sopra, no? C'è però una cosa, ogni giorno il cielo si sfasa di un po', si sfasa di 4 minuti, cioè va avanti di 4 minuti. E questo era conosciuto sin dall'antichità, quindi era importante conoscere la posizione delle stelle e conoscere la data del giorno per determinare l'ora. Questo sistema era usato soprattutto sulle navi per determinare l'ora di notte, con uno strumento che è quello che vediamo, che si chiama notturnale, che ha un'asta con la quale si collima una costellazione. Si mette il disco nella data, si orienta sulla stella polare e ci dà l'ora di notte. Questo strumento appunto si chiama notturnale, l'abbiamo qui riportato. Un altro strumento per misurare il tempo era la misurazione di un vaso di acqua che si svuotava. Qui abbiamo 12 vasi, 12 vasche che si riempiono una all'ora, quando la dodicesima vasca è tutto pieno, quando la dodicesima vasca è piena si svuota tutto completamente. E questo qui è un altro sistema di misura del tempo. Siamo ancora prima della nascita dell'orologio meccanico, quindi siamo ancora in una serie di misurazioni che sono la clessidra, la meridiana, eccetera. Questa qui è una clessidra automatica, l'abbiamo voluta fare come una clessidra automatica. Di sopra c'è un recipiente più in alto che si riempie per metà di acqua e l'altra metà si scarica. Quando il recipiente è pieno da un lato si ribalta e si scarica, mentre porta sotto il getto d'acqua porta l'altra parte. Praticamente una parte si riempie, una parte si scarica. È praticamente una clessidra automatica, no? Una parte si riempie, una parte si scarica. Con questo movimento di oscillazione riusciamo a mandare avanti questa lancetta che segna solo l'ora. Nasce l'orologio meccanico, siamo nel 1200. L'orologio meccanico nasce non a pendolo, perché abbiamo detto che il pendolo nasce nel 1600, ma nasce col foliot, che è un'asta
un'asta che va avanti e indietro, la due pesi per variare l'inerzia di questo avanti e indietro. Questo avanti e indietro è mosso da un peso tramite uno scappamento, è spinto un po' avanti e un po' indietro. I frati si sono fatti una sveglia, questa qui è una sveglia del 1400. Questa sveglia funziona in questa maniera, c'è una campanella, c'è questa ruota che fa un giro al giorno, si imposta l'ora di sveglia con quest'asta. Quando quest'asta arriva in questa posizione, sgancia e la campana suona. Questa qui è una sveglia del 1400. Siamo nel 1600, inizia a pesare, come in tutta Europa, la costruzione degli orologi col pendolo, e a pesare si comincia a costruire l'orologio da campanile. L'orologio da campanile in quell'età, in quel periodo, era un lavoro di fabbro fine, quindi era tutto fatto di ferro battuto, le ruote erano tirate su era forgiate praticamente, tirate su da lame lineari, erano tirate in tondo, poi tutti i denti erano limati a mano. Questo era il lavoro, l'orologio del campanile del 1700. 1800 cambia la tecnologia, abbiamo le fusioni, entra la macchina utensile, anche se non c'era corrente elettrica, però entra in prepotenza la macchina utensile, ci sono delle foto della Solari con corni, frese, dentatrici fatte anche in loco, trascinate con le cinghie da un albero che correva nel soffitto, e questo albero girava con la forza di un ruscello, cioè era trascinato da un ruscello. Diciamo che non c'è corrente elettrica, quindi l'orologio va avanti con un peso che viene caricato ogni giorno, generalmente dal sacrestano del paese. Questo, diciamo, la Solari nasce nel 1700, ma ci sono altri posti nel paese dove continuano a produrre orologi. Per esempio in questa casa dell'orologio, qua dentro erano i cappellari che facevano orologi, ed è infatti fino alla fine del 1800. Qua sopra c'era un quadrante malandato, mi ricordo da bambino che era un quadrante molto male. L'hanno un po' restaurato nel terremoto, l'abbiamo finito di restaurare. Ultimamente non c'era meccanismo perché si è andato perso, e abbiamo messo un meccanismo esterno sulla parete di qua, e la trasmissione meccanica muove della lucente. Oltre all'ora c'è anche il giorno, il mese e il giorno della settimana. Sotto c'era nelle foto, e l'abbiamo voluta riportare, una meridiana che era uguale a quella che abbiamo visto prima, con la doppia divisione Italia ed Altalpe, che serviva per mettere all'ora l'orologio, cioè non c'era il segnale orario, però la meridiana era precisa e poteva registrare l'ora dell'orologio. Ecco, questo è un orologio da campanile dove abbiamo sostituito il peso con una ruota che è mossa dall'acqua della terra. Qui non c'è corrente elettrica, non c'è il sacrestano che ogni sera fa ricaricare il peso, ma c'è questa ruota di mulino che gira con il getto d'acqua del velotto e tiene spinta il treno tramite una frizione, tiene spinta il treno delle ruote, e il treno delle ruote tiene in movimento lo scappamento del pendolo che dà la regolazione del tempo. Un altro sistema che era nelle torri principali usato era quello dell'uomo che batte le ore. Dicono, raccontano la storia che i primi orologi non avevano il martello che batteva le ore, era solo l'orologio che batteva, che misurava il tempo. E c'era un militare che batteva le ore. Un giorno questo militare si addormentò, e il re arrabbiato
fece progettare un rotoma che battesse le ore. Questa è anche una delle prime automazioni. Comunque in tanti orologi famosi c'è questo uomo che batte le ore, vediamo quello di Udine, di Piazza Libertà, e qui l'abbiamo voluto riportare che è moderna del municipio Pieri. Un'altra variante dell'orologio era il Carillon, costruito in diversi posti dalla Solari. L'ultimo che ha fatto è quello di Pianissimo di Barbana, e il Carillon è praticamente una serie di campane, ognuna ha una nota, un disco che aziona i martelli, e con questo sistema si può fare la musichetta. Qua abbiamo riportato un Carillon e la musichetta è un inno alla Madonna a carico Saluto Dio. Siamo negli anni 30, nasce l'orologio digitale, non si vuole più indicare l'ora con le lancette, ma si vuole indicare con numeri. Questo sistema, ogni numero è fatto con 15 quadretti che girano su se stessi. E quello che oggi si fa con i LED. Oggi il digitale fa con le luci che si accendono, tante luci formano un numero, una scritta. Ma negli anni 30 già si pensava, si vedeva, cioè, casualmente però, e cioè, hanno fatto delle cose che poi oggi sono state prese per l'elettronica. E questo sistema è stato fatto solamente 3-4 campioni e sono stati tutti distrutti durante la guerra. Ma il vero brevetto, sempre negli anni 30, è stata la paletta, cioè la paletta che girava come la pagina di un libro e formava il numero che era metà della pagina, di una pagina e metà dell'altra. Questo sistema fino alla fine del secolo è stato usato nei teleindicatori delle stazioni ferroviarie degli aeroporti per indicare l'ora di partenza dei treni. Qua abbiamo anche gli orologi digitali, il cifra 5 degli anni 50, il cifra 3 degli anni 70, famoso questo anche perché il design è di Gino Valle e ha avuto esposto anche a New York. Inizia in quel periodo, anni 50, il calendario, cioè potere, oggi è una cosa che ci sembra semplice, però quella volta era complessa perché era praticamente uno dei primi sistemi di dare delle notizie, di segnare delle notizie. La notizia era che oltre all'ora si dava il giorno e il mese. Questo è il calendario degli anni 50, questo è il calendario degli anni 70 e questo è il sistema che per un secolo è stato usato nei televisori. Un'altra cosa, negli anni 50 abbiamo cominciato a misurare il tempo di entrata e di uscita, a timbrare, cosa che oggi è sostituita dall'elettronica, si istruisce alla scheda magnetica, però negli anni 50 è iniziata la timbratura. Oggi c'è l'elettronica che si produce tutto, quindi il numero elettronico, tutto quanto sostituito dai LED, dall'elettronica, e finisce la meccanica, però continua in Val Pesarino a livello artigianale, negli orologi, di apparecchi anche belli che meccanicamente sono sempre visibili, sono più dell'elettronica. E qua finisce.